Oggi parliamo di Elrond, un'altra piattaforma di DApp e smart contract fortemente orientata alla scalabilità. Un competitor quindi di Ethereum e degli altri Layer 1 che, per distinguersi, adotta delle soluzioni tecnologiche che effettivamente sono molto interessanti. Interessante e particolare è anche la sua tokenomics, o meglio quella del suo token eGold, che è uno dei pochi token della categoria appunto consumabili, perché lo si utilizza per pagare le gas fee di fatto della piattaforma sul quale è nato, che ha una supply fissata a una certa soglia, introducendo quindi una componente di scarsità simile a quella di Bitcoin, che se poi c'è domanda, ovvero se il network è molto utilizzato, va a incrementare notevolmente quello che può essere il suo reale valore intrinseco. In questo video andremo ad esaminare tutto quello che c'è da sapere per capire il valore di Elrond e di eGold, il reale valore, intendo al di fuori della speculazione, e inoltre per capire come funziona questa chain. Andiamo a scoprire che cos'è e che cosa la distingue dagli altri Layer 1, settore ormai fortemente competitivo, e soprattutto andiamo a vedere se si inserisce bene il token eGold all'interno di questo ecosistema. Il tutto con il supporto di alcune slide che sapete mi piace molto averle per evitare di perdermi troppo via, e ve le lascio anche scaricare gratuitamente, trovate il link in descrizione. Basta chiacchiere quindi e tuffiamoci alla scoperta di Elrond. Buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti. Oggi andiamo a esaminare e a comprendere Elrond, la chain più scalabile in assoluto, ho messo come sottotitolo perché questo è uno dei loro principali claim. La loro soluzione di scalabilità prevede la possibilità di arrivare veramente a un altissimo numero di transazioni al secondo elaborabili, secondo loro il più alto di qualsiasi chain. Io inizio facendovi una domanda, come faccio sempre, ovvero voi innanzitutto avete investito in Elrond e, a prescindere da ciò, come la vedete nel futuro? Qual è la vostra opinione su questa chain? Mi raccomando, fatemelo sapere nei commenti, ci tengo alla vostra opinione e ci tengo soprattutto al confronto. Iniziamo con lo sviscerare le caratteristiche principali di questa chain. Come vi accennavo nell'intro, si tratta di una piattaforma di DApp e smart contract, quindi orientata allo sviluppo e alla creazione e alla distribuzione, chiaramente, di applicazioni decentralizzate funzionanti on-chain. Inoltre, il suo algoritmo di consenso è Proof of Stake ed è un Proof of Stake particolare, come vedremo tra poco, però intanto vi accenno che è un POS. Il focus è sulla scalabilità e viene ottenuta implementando come soluzione in questa direzione il cosiddetto sharding, ovvero la frammentazione della chain in tanti frammenti, in tante parti, in inglese appunto shards, che velocizzano la gestione e la finalizzazione di transazioni e blocchi. Anche qua lo sharding è particolare, tra poco vediamo meglio come funziona. La supply del suo token è limitata, questa è un'altra caratteristica particolare che influisce molto poi sul valore potenziale del token eGold, perché introduce una componente di scarsità. Ovviamente da sola non vale niente, faccio sempre questa parentesi perché ci vuole anche la domanda, la poca offerta senza domanda non dà valore, ma la poca offerta se accoppiata con una domanda, quindi con un buon prodotto, massimizza sicuramente il valore, quindi vale la pena sottolineare questa feature. Infine ci sono molte partnership già effettuate e in fase di finalizzazione con dei partner corporate enterprise, quindi aziendali. C'è molto focus in questa fase iniziale su una clientela di tipo appunto aziendale. Procediamo con l'andare a esplorare meglio la sua soluzione di scalabilità. Abbiamo parlato di sharding, abbiamo accennato a cosa vuol dire sharding, andiamo a vedere la soluzione specifica, ovvero quella che hanno chiamato Adaptive State Sharding. In sostanza, lo sharding, come vi dicevo, è una frammentazione della chain in varie componenti con una chain centrale.
Qui potremmo fare il parallelismo con il futuro Ethereum 2.0, dove abbiamo la Beacon Chain, che è la chain di coordinamento, e poi abbiamo i vari shard. Questa è l'architettura di Ethereum 2.0. Ethereum 2.0 punta ad avere un numero fisso di shards, ok? Questa è una delle sue caratteristiche. Nel caso di Elrond, il funzionamento è differente. Abbiamo sempre una chain centrale di coordinamento che viene chiamata MetaChain, ma abbiamo, questa è la feature che lo rende particolare, un numero variabile di shard in base alla domanda del network. Il che significa che se c'è poco carico sul network non è necessario avere tantissimi shard, e quindi Elrond si adegua per l'appunto, e ne mantiene meno. Se al contrario le transazioni aumentano, il carico sul network aumenta, allora Elrond va a distribuirsi su più shard. Lo scopo è ottimizzare sempre la velocità delle transazioni e per l'appunto il peso sul network, rendendo le transazioni pressoché istantanee. La transazione viene processata e validata direttamente sullo shard e in seguito, dopo la validazione, viene mandata sulla MetaChain che fa le ultime organizzazioni. Il protocollo di comunicazione implementato da Elrond è a latenza quasi zero, diciamo zero, tra i vari shard. Questa è una criticità da non sottovalutare quando si va a implementare lo sharding, perché se ad esempio per andare a eseguire uno smart contract io devo prendere dei dati in parte da uno shard, in parte da un altro, in parte da un altro ancora, molto spesso c'è appunto latenza nella comunicazione tra i vari frammenti. Elrond ha implementato un protocollo che fa sì che la latenza sia pressoché nulla. Non vado troppo nel tecnico, se poi volete approfondire ci sono tutti i dati sul sito di Elrond, sul suo subreddit c'è un bel topic dove hanno pinnato tutte le cose importanti da sapere lato tecnologico, quindi potrete approfondire lì. Lo scopo del video di oggi ovviamente è una spiegazione semplice, una spiegazione per tutti. E quindi questo fa sì che anche gli smart contract possano andare a finalizzare le transazioni pressoché all'istante. Questa è la sua soluzione di scalabilità. L'algoritmo di consenso che viene implementato per la validazione di transazioni e blocchi è quello che viene chiamato Secure Proof of Stake, che è una versione particolare con alcune customizzazioni del Proof of Stake, dove ci sono in sostanza dei nodi validatori che vanno a validare transazioni e blocchi. Fino a qua niente di nuovo. Questi validatori, che al momento sono 3200, sono distribuiti sui vari shard. Ogni shard sostanzialmente ha i suoi blocchi, quindi i validatori validano i blocchi sullo shard sul quale si trovano, e questo fa sì che la validazione dei blocchi sia istantanea, velocissima. La scelta di questo validatore che di volta in volta andrà a validare i blocchi è randomica, con alcuni punteggi dati dalla reputazione e dallo stake di token e-gold che questo validatore ha. Maggiore è il numero di token in staking e maggiore quindi è la skin in the game, possiamo dire, del validatore, maggiore sarà il suo punteggio. Allo stesso modo, ripeto, esiste un punteggio reputazionale che si affianca a questo, che va a crescere con il crescere delle operazioni corrette, non maligne, che fa sulla chain. Ogni 24 ore i 3200 validatori si vanno a ridistribuire tra i vari shard. Avviene quello che si chiama shuffle, quindi immaginatevi un mazzo di carte che viene mischiato e poi ridistribuito. Questi sono i validatori. E se non ricordo male, un terzo dei validatori viene completamente redistribuito, appunto, ogni 24 ore. Questo per motivi di sicurezza, per evitare, diciamo, di introdurre troppa prevedibilità nella validazione dei vari blocchi. Per diventare validatore di e-gold non è necessario un hardware particolarmente potente, ma è necessario avere in stake almeno 2500 e-gold. Quindi la potenzialità per chiunque di diventare validatore c'è, e anche senza dover per forza ospitare il validatore su un data center, come avviene per altre chain, di fatto andando a limitare poi la loro decentralizzazione effettiva,
perché qualcuno dice una chain è veramente decentralizzata solo se chiunque può creare un nodo. In questo caso però c'è un requisito non trascurabile, direi, di e-gold da detenere, perché al prezzo di adesso comunque è una cifra non alla portata sicuramente di tutti. Chi non può o non vuole fare da validatore può comunque delegare, questo è un concetto molto diffuso nel proof of stake, ovvero qualcuno può dire: bene, io il mio potere di voto, diciamo potere di validazione, lo vado a delegare a qualcuno che fa il validatore, e quel qualcuno quindi accrescerà il suo stake di fatto. Io ovviamente ottengo lo stesso una ricompensa. E in pratica la delegazione rende, numeri alla mano, un 15% di APY circa, con i dati attuali, mentre la validazione il 17% circa. Tra poco andiamo a vedere il wallet che fa vedere appunto dove, cioè, quanto è questo APY nel tempo. La delegazione rende un po' meno perché i validatori prendono una piccola fee. Procediamo con il capire come vengono implementati gli smart contract, quale tecnologia c'è dietro. La macchina virtuale che permette l'esecuzione degli smart contract si chiama Arwen VM, che VM sta per Virtual Machine, ed è una macchina virtuale multilinguaggio grazie al supporto di WebAssembly. Multilinguaggio vuol dire che è più facile programmarci perché supporta i linguaggi di programmazione più comuni come Rust, Go, C++, eccetera, eccetera. Inoltre è compatibile con Ethereum, ok? Quindi gli smart contract che sono stati scritti per Ethereum, con poche piccole modifiche, possono essere implementati anche su Elrond. Una feature carina, sicuramente non era fondamentale, ma ho voluto riportarla, è che gli smart contract possono prevedere delle royalty, il che vuol dire che il 30% delle gas fee che vengono spese interagendo con essi possono andare agli sviluppatori degli smart contract stessi. Mi è piaciuta, allora ve l'ho riportata. Inoltre Elrond ha un obiettivo non ancora finalizzato, ma ci sta lavorando, che è quello di creare uno standard che si chiama ESDT, che sta per Elrond Standard Digital Token. Questi sono token nativi della chain Elrond, non governati da smart contract. Se vi state chiedendo cosa significa, vi faccio un altro parallelo con Ethereum. Su Ethereum, quando voi avete un token, esempio USDC, e lo spostate, voi interagite sempre con lo smart contract del token. Se andate a vedere su Etherscan, fate la transazione di Ethereum dal vostro wallet allo smart contract di USDC e gli dite: prendi gli USDC dal mio wallet e valli a mettere nel wallet di qualcun altro, ed è lo smart contract che fa l'operazione, non voi. Se invece voi andate a spostare Ethereum, Ether dal vostro wallet a un altro, siete voi a spostare gli Ether, e sulla transazione vedete Ether che si spostano dal wallet A al wallet B. Quindi i token su Ethereum sono governati da smart contract, ok? Questa è la differenza. Al contrario, con questo standard che verrà implementato, i token saranno nativi della chain, e questo ottimizza tutta una serie di processi e snellisce molto la loro gestione, oltre a migliorarne la sicurezza, perché insomma, se si trovano falle negli smart contract che gestiscono token o processi importanti dei token, sapete bene come può andare a finire. Quindi questo è il comparto tecnologico lato programmazione e sviluppo. Arriviamo alla tokenomics del token, della coin, o meglio e-gold, che se vi ricordate prima si chiamava Elrond, ERD, ok? Penso stesse per Elrond, direi di sì. Adesso e-gold, la sigla è EGLD. La supply iniziale, nel momento in cui è stata fatta questa conversione, era fissata a 20 milioni. Al momento la massima supply è fissata a 31,5 milioni, in realtà un po' meno, mi ricordo che è 31,4 o qualcosa, che ha a che fare col pi greco, se non erro le prime cifre sono quelle del pi greco, piccola curiosità, e si raggiungerà 10 anni dopo la conversione.
Tuttavia, c'è anche un'altra curiosità sulle tokenomics, ovvero le transaction fees saranno sottratte dall'emissione. L'emissione avviene ovviamente ai validatori, agli staker e quant'altro, ed è all'incirca, mi pare, il 10% il primo anno, il 9% qualcosa il secondo, fino ad arrivare poi dopo 10 anni a coprire tutta la supply. Ma se per esempio le transaction fee iniziano a crescere parecchio, perché cresce l'utilizzo del network, queste vengono sottratte dalla massima supply, cioè la massima supply, mi spiego meglio, rimarrà sempre 31,5 milioni, ma le fee verranno utilizzate la ricompensa per gli staker e i validatori rimarrà sempre fissa, ma in parte sarà costituita da queste fee, e quindi la supply massima non sarà più 31,4 eccetera milioni, ma sarà più bassa in maniera proporzionale all'adozione del network. E questo mi è piaciuto perché introduce, ripeto, una componente di scarsità e un forte legame del valore del token con l'utilizzo di proporzionalità, con l'utilizzo del network stesso. È così che dovrebbe essere. Poi, visto che è giusto, secondo me, esplorare le luci ma anche le ombre, vi presento le principali polemiche che sono state fatte alla chain. Io, come sempre, vi chiedo anche la vostra di opinione, quindi commentate poi con quello che trovate buono o non buono di questa chain, insomma, vale la pena confrontarsi. Allora, una polemica che viene fatta spesso è la centralizzazione dell'infrastruttura, il che non vuol dire del network, attenzione, anche se comunque abbiamo 3200 validatori, che non sono pochi ma neanche tantissimi, possiamo dire, ok? Ma l'infrastruttura si intende che la chain, il wallet, il futuro DEX, tutti questi, il launchpad, eccetera, sono per ora tutti prodotti dalla stessa azienda. Quindi la Elrond Limited, non so come si chiama, produce al momento tutta l'infrastruttura, mentre su Ethereum magari c'è MetaMask, c'è un wallet prodotto da qualcuno, il DEX prodotto da Uniswap, e insomma è maggiormente decentralizzata. Io ve la lascio lì. Il wallet Myer, che è uno dei prodotti di punta comunque di Elrond, perché semplifica, è orientato proprio alla mass adoption, all'essere utilizzato da tutti in maniera molto semplice, con componenti di gamification, con un nome utente al quale da utilizzare per inviare i fondi, quindi è un'app veramente semplice, fatta per i pagamenti e fatta per essere utilizzata anche dalla casalinga di Voghera. Ma questo wallet, per essere inizializzato, richiede un numero di telefono, e nonostante nei termini e condizioni e tutto c'è scritto che non verrà divulgato, poi sapete bene che i termini e condizioni possono sempre cambiare, quindi questo è un altro contro che viene spesso sottolineato. Inoltre, l'ecosistema DeFi non è ancora sviluppato. È in arrivo l'exchange Myer, che sarà il primo DEX e c'è molto hype nei suoi confronti, è in arrivo anche il Launchpad, è in arrivo un po' di roba, però per il momento non c'è nulla, quindi lo sviluppo è un pelino arretrato rispetto ai suoi competitor e i suoi use cases sono ancora tendenzialmente limitati proprio per questa ragione. Quindi queste sono le principali polemiche che vengono affrontate, che vengono proposte nei confronti di Elrond. Io vi faccio un disclaimer, ovvero io non detengo neanche un e-gold e non ho intenzione di farlo, non è una delle coin sulle quali voglio investire, faccio sempre questo disclaimer, l'ho fatto per Algorand, lo faccio per tutte le coin che esamino, perché voglio che voi sappiate che non ho nessun tipo di interesse né a parlare troppo bene né troppo male di una coin. Io semplicemente vi dico, è una ricerca che vi condivido a scopo proprio educativo. Quindi questo è quanto, adesso vi faccio vedere qualcosina solo per curiosità, per vedere un po' l'interfaccia. Allora, guardate un po', abbiamo innanzitutto il wallet, come vi dicevo, molto ben fatto secondo me, molto immediato, molto semplice da usare, fa vedere tutto al posto giusto, quindi è veramente immediato, ripeto. Per lo staking, vedete qua sotto abbiamo stake, che è un po' una dashboard, un overview della situazione del network. La delegazione, che al momento dà, vedete, fino al 15% di APY, e qua fa vedere quanti altri hanno delegato, e la validazione, abbiamo i nostri 3200 validatori, APY circa del 17%. Poi abbiamo
Maier Exchange, che è in arrivo, per l'appunto è tutto in coming soon. È stato fatto uno snapshot del bilancio degli Eagle posseduti dagli holder un po' di tempo fa e verrà airdroppato il token Max, sarà probabilmente interessante. Poi abbiamo il bridge, che però può bridgeare soltanto il token Eagle, ok, dalle RC20 alla chain Elrond, perché di fatto non ci sono ancora le implementazioni degli altri token sulla chain Elrond, non essendoci un ecosistema DeFi. E poi abbiamo il Launchpad, che è quella piattaforma di lancio appunto di nuovi token, anche questo coming soon. Quindi stanno arrivando i pilastri della DeFi. Tra l'altro avevo letto un articolo dal loro sito dove parlava bene di tutti i loro piani nei confronti della DeFi. Al momento io spero sinceramente che arrivi presto, perché quello sarebbe uno dei maggiori catalizzatori, visti i trend del momento, per la crescita di valore del token Eagle e del progetto stesso. Per il resto, come abbiamo ben visto, il valore del token Eagle tenderà a crescere con il crescere banalmente della domanda e dell'utilizzo del network. Alla fine sono riusciti a implementare bene questa cosa con la loro tokenomics. Se ce la farà o non ce la farà, ai posteri l'ardua sentenza, perché dobbiamo vedere il rilascio di molti prodotti, che se avrà successo sicuramente sarà un successo anche per loro, se non verranno utilizzati potrebbe non essere così tanto un successo. Lascio come sempre la parola a voi nei commenti, voglio sentire la vostra opinione. Io nel frattempo vi faccio un carissimo saluto e alla prossima.